Teresa, anche tu non puoi sottrarti al commento, al motto di retroscena. Sì. Cioè che il teatro non sopravviva, ma viva. Assolutamente. Praticamente non c'è risposta, nel senso che... Non c'è da commentare. È sacrosanto, nel senso che sono i primi gli artisti che dovrebbero dire questa cosa, ricordarsela. Un pensiero che si sposa benissimo con quello che siamo noi, vive, certo. Spesso ci si lamenta o comunque ci si vuol far vedere in un'attitudine di chi si immola. E invece bisogna ricordarselo e ricordare che noi non sopravviviamo, ma noi viviamo. Cioè, credo che la parola sopravvivere a volte è proprio un lamento interiore che porta ad affossarsi. Io penso che quando si va in luoghi lontani dal centro, si va nelle periferie del mondo, si trova molta vita, su palcoscenici che magari sembrano abbandonati o in luoghi difficili, lì vive davvero. Ho visto teatri famosi che sono come morti che camminano, tristemente. Se ci fosse una devastante guerra nucleare e noi rimanessimo senza nulla, perderemo i nostri palmari, i nostri computer cellulari, ma ci mettiamo uno che parla e l'altro che ascolta e facciamo il teatro sempre. E che il teatro non sopravviva, ma viva.